put some cream, small cream. Oh, sono duri, sono duri. Let me put cream on you. Let me put cream. E ma che crema? Ma wow! Ma wow! You better subscribe. Poi fa. Cioè fa tipo una massa, capito? Ok. You better subscribe. Come get me. Super speciale, come potete vedere alla mia sinistra c'è... ma spieghiamo perché l'ultima volta, un video precedente c'è stato un minimo di confusione tra destra e sinistra. Bellamy è qua, finalmente, tutti che mi chiedono Bellamy, e invece al centro abbiamo una queen, ragazzi. Yes, lei è Angela ed è, secondo me, anche secondo Bellamy, ok, è la Afro Hair Guru in Italia. Quindi, number one. Ovviamente lei ha anche un suo blog che si chiama Naturangi. Metterò tutti i suoi link sul box informazioni. E niente, adesso iniziamo a parlare. Anzi, mi sono dimenticata di una cosa. Mm-hmm. Se non sei ancora iscritto al mio canale, you better subscribe! Allora ragazzi, benvenuti. Come ho anticipato prima, siamo con Angela. Dici un po', cos'è che fai? Io mi occupo di tante cose e in particolare di cura dei capelli afro. E lo faccio ormai dal 2014. È stato un inizio un po' casuale. Io ero andata a Parigi e per un weekend là avevo trovato tantissime fonti di ispirazioni per il look, per gli style, e soprattutto mi ero imbattuta a un certo punto in questa ragazza nera bellissima con questa chioma di capelli afro che io ho provato a guardare, ho provato a vedere se intravedevo extension, attaccature, robe varie, e non c'erano. Quindi ho detto, dai, allora si può fare, cioè adesso vado a casa e devo trovare il modo di prendermi cura dei miei. Un po' perché mi ero stancata di fare stirature. Era un periodo in cui li facevo una volta l'anno. Una volta l'anno va a rovinare la struttura del capello. Quindi la teoria del sì, tengo i miei capelli afro naturali, poi una volta ogni 12 mesi o una volta ogni 2 anni mi faccio la stiratura per ammorbidire le radici, non esiste. Se voi andate a fare una stiratura, regredite lo stato del vostro capello. Ok. Aperta e chiusa questa parentesi, mi sono impuntata, sono venuta a casa, ho iniziato a fare delle ricerche su Google e ho scoperto che dall'altra parte dell'oceano erano già avanti anni luce su questa cosa, nel senso che era ed è pieno di blogger competenti con delle chiome fantastiche e blogger, diciamo, con diversi tipi di capelli, quindi ognuno là ha il suo punto di riferimento bello chiaro. E quindi io ho detto, dai, provo a prendermi cura dei miei capelli. Dopo qualche mese, vedendo che era molto più semplice di quanto ci avessero mai raccontato, ho detto, dai, perché non condividere questa mia esperienza, questo mio inizio con altre ragazze, perché semmai erano in tanti nella mia situazione e come me andavano a cercare notizie trovandole in una lingua diversa. Ho pensato, con tanta umiltà, sapendo che sono all'inizio e sapendo che ho ancora tanto da imparare, provo comunque ad aprire un blog perché chi è in Italia possa reperire le informazioni in italiano. Problema lingua non è da sottovalutare. No, sì, anche perché io sono natural oramai dal 2008 più o meno. Tanto? Sì, da tantissimo. Non pensavo da così tanto? Sì, dal 2008 più o meno. Ho fatto la transizione, ma comunque tutte le informazioni che ho reperito nel corso degli anni provengono da fonti afroamericane, quindi ho trovato solo informazioni in inglese. Poi vabbè, io sono fortunata perché comunque sono bilingue da una vita, però effettivamente delle ragazze che magari, anche se ci sono afro hair guru francofone, però penso a un'italiana media che magari non ha una buona conoscenza né dell'inglese né del francese, effettivamente dove le trova le informazioni, quindi il fattore linguaggio è decisamente importante. E niente, ho iniziato a gennaio 2014, il primo post è datato penso 7-8 gennaio,
Ma te lo ricordi? Che sì, bello! Sì, sì, me lo ricordo perché l'avevo vissuta un po' anche, non so, come una follia. Un po' perché non avevo idea di quanta gente potesse essere interessata. E un po' perché sapevo che sarebbe stato un grande percorso di ricerca. Cioè, io tuttora ricerco, nel senso che i capelli cambiano tanto, evolvono, ci sono sempre nuovi prodotti, nuovi metodi, e quindi è un aggiornamento continuo, e chi ti segue ha bisogno anche di contenuti abbastanza sintetici e mirati, quindi è una combinazione di più cose. Novembre 2015 è arrivato un premio, Naturangi è stato candidato agli Africa Italy Excellence Award ed è stato premiato come miglior punto di informazione in Italia sulla cura dei capelli afro, quindi Africa Italy Excellence Awards. Excellence, eccellenza afro italiana o afro in Italia. Il miglior blog o comunque punto di informazione sui capelli afro è Naturangi. Excuse you. Confermato dai tuoi più di 30.000 follower su Facebook, la tua pagina Facebook. Sì, siamo quasi a 36.000, a dir la verità. Devo dire che i follower sono tanti, sono molto affettuosi, mi fanno sempre molte domande, è una relazione continua che va avanti e che spesse volte anche mi porta a fare ricerche in più per poter dare risposte in più, nel senso che io ho a che fare con i miei capelli. Tutto quello invece che riguarda capelli leggermente differenti o ricci in generale è frutto di uno studio che io faccio costantemente e che faccio anche in funzione di riuscire a dare delle risposte ai tanti che mi scrivono. Perché diciamo, lui dire, tu hai un 4C come sì. me, però quello che funziona su un capello 4C non funziona su un capello 4B o 4A o 3C, 3A, non necessariamente. Non necessariamente, come dici tu, e poi io parlerei di risultato. Quando parlo di risultato io parlo di, principalmente di styling, e sullo styling avere un 4A, un 4B barra C, perché sul 4B barra C ho visto che i risultati sono molto simili, o avere un 3B 3C cambia tantissimo. Anche se devo dire che col tempo, facendo consulenze e trattando anche altri capelli, mi sono resa conto che il vero nodo non è tanto la tipologia di capello quanto la porosità. Ve ne parlo sul blog, c'è cioè un articolo dedicato. Lo linkiamo qui sul box di informazione. Sì, lo linkiamo. E mi ci sono dovuta concentrare appunto perché la domanda più frequente è: voglio passare dal capello stirato al capello naturale. Che cosa devo usare? I primi articoli che ho letto parlavano pochissimo di porosità. Secondo me è una cosa di cui si sono accorti molto i brand. Fai un certo tipo di prodotto e lo standardizzi pensando che vada bene per tutti e poi vedi che non è così, devi andare a capire perché. E quindi ci sono poi vari brand che hanno iniziato a fare linee per capelli a bassa porosità, linee per capelli a bassa porosità e così via. Quindi allora diciamo, in sostanza il tuo lavoro consiste, hai clienti che hanno capelli ricci di tipi diversi, okay. Tu offri delle consulenze, sì. Ok? Quindi li guidi, li direzioni, sì. Per consigliare loro come trattare il capello comunque a seconda delle loro richieste, e quindi fai delle consulenze mirate e specifiche a seconda del tipo sì. di riccio che hanno queste persone. Sì, le faccio mirate per quanto riguarda la cura del capello afro, punto su quella per poi sviluppare un percorso, nel senso che dopo un primo contatto ci sono contatti d'aggiornamento, ovviamente. Certo, per vedere se quello che consigli funziona, certo, oppure meno. Certo, certo. Poi diciamo che, allora, penso anche solo al mio capello. Da quando ho detto, ok, inizio ad essere natural, nel senso che la stiratura che mi ero fatta 6 mesi prima doveva proprio essere l'ultima, e il mio capello è cambiato tanto. Finito il periodo di transizione, si hanno due tipi di texture diverse, no? Si ha quella rilassata, da metà lunghezza in giù, e
man mano che le radici crescono si ha la naturale. Ed è un momento delicato in cui una persona si trova a gestire due tipi di consistenze. Il punto in cui queste due consistenze si incontrano, un punto molto delicato che rischia di spezzarsi molto facilmente e ti porta a dire: ma i miei capelli non crescono, i miei capelli sono sempre rovinati, i miei capelli si spezzano. Hai ripreso da quella zona lì? Allora, quella zona lì è, sì, è molto delicata ed è la linea di demarcazione. Okay. Ed è il punto in cui i capelli, se si è in transizione, rischiano di spezzarsi. È il motivo perché magari molti tagliano, cosa che ho fatto anch'io. All'inizio c'è la transizione, te no, basta, non ce la faccio a gestire metà capelli ricci, crespi, e metà capelli lisci, basta, taglio. Però in realtà dopo ho fatto diversi big chop, cosiddetti, mi sono rasata mille volte perché proprio la mia pigrizia mi ha impedito. No, la pigrizia è un problema. Di poter far crescere i capelli fino a un certo punto. Quindi appunto consigli tecniche e consigli prodotti. Sì. Anche perché essendo, oltre ad essere una hair guru, sei anche un influencer. Quindi diciamo che i brand ti contattano per testare diversi tipi di prodotti, sì, che tu poi hai modo di consigliare anche ai tuoi. Infatti io, devo dire la verità, spesso mi è capitato, prima di comprare un prodotto, di chiamare Angela! Giuro, non è in negozio foto, questo me lo consigli, l'hai provato, ma com'è, ma come non è? Perché comunque mi fido ciecamente, perché beh, so come si che si fanno fidarsi, penso che sia una delle persone più competenti in esatto, Italia. Si vede che ti documenti, esatto, che non parli tanto per, ma perché effettivamente si vede che oltre perché ti conosco, però che ti documenti, che parli per cognizione di causa. Certo. Ma sì, allora, questo indubbiamente. Poi diciamo che col fatto che i brand hanno iniziato a contattarmi è diventato per forza una cosa più professionale. Cioè, da diario in cui condividevo le mie esperienze è diventato un progetto molto più strutturato. Quindi se dovessi dirmi, non so, le facciamo tre domande più frequenti che ti fanno le persone che passano dal liscio al riccio, comunque le, non so, le tre domande più frequenti. Che prodotto al singolare devo usare per far crescere i capelli? Ah, perché è vero che tutti pensano, sì, lo pensavo anch'io, perché quando tu guardi su YouTube queste afroamericane con questa chioma, sì, riccia, super bella, yes, della serie Queening, Black Girl Magic, e dici: cavoli, ok, ora sono natural, anch'io voglio avere i capelli così, dimmi che prodotto devo utilizzare per farmi crescere i capelli così, come se ci fosse una formula magica, un prodotto magico per passare da un capello lungo così a una folta chioma, cosa che in realtà, cioè, non esiste un prodotto miracoloso, diciamolo. Esatto. Sì, soprattutto perché non è un prodotto, ma è una catena. Allora, non c'è un prodotto che possa funzionare da solo. Si tratta di un insieme di prodotti. Una volta inquadrata l'attitudine di chi mi scrive, decido cosa consigliare. Quindi stai consigliando di avere comunque una routine. Allora, serve una routine perché la faccio breve. Il capello afro ha principalmente bisogno di essere idratato. Idratare cosa vuol dire? Vuol dire apportare agenti che contengano acqua. Cosa succede però? Succede che tu apporti l'idratazione, ma poi devi essere sicuro che i capelli rimangano idratati. Certo. Perché? Perché al di là della questione porosità, la struttura del capello riccio in sé comunque fa sì che le molecole d'acqua vengano perse molto velocemente. Quindi questo anche per quanto riguarda il capello riccio? Sì, 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 chiunque abbia il capello riccio deve fare una particolare attenzione all'idratazione. Quindi cosa succede? Succede che devi essere sicuro di intrappolare, no, queste molecole. Gli anglosassoni hanno coniato il termine sigillare per indicare proprio la tecnica di inglobamento di queste molecole d'acqua all'interno della fibra del capello attraverso l'applicazione di un olio. Quindi vedete già che per fare una cosa, cioè mantenere il capello idratato, io ho bisogno di almeno due cose. Infatti la prima cosa che ho imparato, acqua e olio, che in realtà è la cosa proprio più banale. Idrati con l'acqua e sigilli l'idratazione con un olio. Può fare riferimento sia ai prodotti già pronti che ai prodotti che trovate veramente in natura. Nel senso che paradossalmente voi potete andare in cucina
mattina, prendere l'acqua dalla dispensa e un po' di olio di oliva dall'armadietto, e voi avete idratato e sigillato i vostri capelli. Un aspetto molto positivo della cura dei capelli ricci è soprattutto quando parliamo di persone abituate ad usare prodotti molto naturali, cioè prodotti naturali, prodotti bio, prodotti organici, e che fanno molta fatica, adesso meno, perché anche... Sì, adesso c'è una marea, quando ho iniziato io era un disastro, trovare materie prime sì, proprio, perché era tutto burro di karité, burro di cocco, olio di qua, olio di là, io mi ricordo che facevo i chilometri per andare nel mio negozio di fiducia a reperire le materie prime, sì, perché volevo usare solo quelle, ma perché non c'erano... Perché non 8, c'erano 9 anni fa non c'erano prodotti bio organici. Adesso infatti adesso. È molto, anche per quello che sono più pigra, sono diventata quel tempo, perché comunque essendoci molti più prodotti dico ok, prendo questo, faccio, metto la wig e poi ok, capelli afro, ci rivediamo tra un mese, ciao. Ecco, sì, io non sono proprio di questa teoria, comunque sì, ma comunque sono troppo La pigrizia, che poi... Cioè, sono una donna impegnata! Oh, anche io sono così, sono pigra anch'io. No, diciamo una cosa, devo essere sincera. E il fatto di essere sempre attiva sul capello afro è il risvolto positivo di gestire un blog. Probabilmente, dato che al di là del blog anch'io ho una vita mia... E ricorrerei molto di più a wig e a stili protettivi. E apro un'altra piccola parentesi sugli stili protettivi. Ci sono frange del movimento natural che li massacrano e li demonizzano. Ah sì, allora, non dirlo a me. Ma ti affrendo! Tu ti metti le parrucche perché ti vergogni i tuoi capelli naturali? Tu ti metti le parrucche perché non vuoi gestire i tuoi capelli naturali? Tu ti metti le parrucche perché non ti piace che i tuoi capelli afro? No, mi metto le parrucche perché sono pigra e non ho voglia di star lì tutti i giorni a strecciare, fare. Oltre al fatto che sono estremamente germofobica ed essendo pendolare, l'idea di appoggiare i miei vergini capelli sul sedile del treno e like io, cioè il sapere che i miei capelli sono a contatto tutti i giorni con lo smog, la sporcizia, poi Milano è una città zozza, e poi arrivo a casa e li appoggio sul cuscino, like no, girl, hell to the no. No. Invece se io so che tutte le schifezze finiscono sulla wig, io arrivo a casa e la wig me la tolgo e sono tranquilla e beata, cioè capito, sto meglio io nella testa. No, ma guarda, io cioè sono fuori di velone, però c'è proprio... No, però c'è anche da dire che il nostro capello, essendo anche tanto idratato, col fatto che ci sono le creme, oli, così, tu appoggi la testa, ti e non è che... Cioè, hai capito? Assorbe lo schifo. Esatto. Quindi io sinceramente di mettere la mia testa così a me non va. Cioè, e non è che faccio 40 minuti di treno così. E non posso neanche lavarmi, farmi lo shampoo tutti i giorni, perché no. Cioè, con un capello 4C sfido chiunque a farsi lo shampoo tutti i giorni, mi troverai pelata. Che non sia estate. In estate però magari faccio un bel co-wash lavante. Quello assolutamente. No, e poi ti dirò, per quanto riguarda la questione smog, treno, così, io sono molto viziata. Abitando a Correggio, io vado in bici, in macchina o a piedi, mezzi pubblici pochissimi. Infatti in estate non ho questo problema perché non essendo a Milano. Infatti stamattina ho dovuto prendere il treno, foulard. E anche il fatto di dire va bene, allora mi sciolgo il flat twist, però dopo lo appoggio al sedile, però si dopo appiattisce, prendo contro qualcuno, però dopo vado in metro, ok, niente. Metto un foulard. Io non sono germofobica, ma sono viziata comunque nel vivere in un ambiente che non mi stressa troppo da un punto di vista. Allora non dimentichiamoci che c'è anche una categoria di cui non abbiamo ancora parlato, di persone veramente maleducate che non ti conoscono e ti mettono le mani in testa. Girl! A me è successo, giuro, perché tipo nel mese di agosto, la prima settimana, sono stata con i miei capelli naturali e c'era una collega nuova che si è permessa, per cui stavamo parlando del più e del meno. A un certo punto vedo la mano che fa così, mi ha fatto proprio così.
quelli belli, io che belli, non ti ha chiesto you did posso? Not just do that. Proprio così stavo parlando, cioè mi ha colto di sorpresa, perché di solito sono pronta a fare la mossa alla Sierra o alla sì. Matrix capito, invece è stata una mossa così, cioè così improvvisa, che proprio io ma ti ricordi quella volta in Coin? Cioè, tu non lo sai, eravamo io, lei e David, tranquilli, periodo natalizio, sì. Inverno, arriva una tipa con questa pelliccia, una sciura, e va da lei, così. E avevo una wig, grazie a Dio, perché se fossero stati i miei capelli, va così con la mano, e ovviamente, così tranquilla, e lei ovviamente fa, lei si sposta, e lei la signora le fa, ma sono i tuoi? Sì! E io gli ho detto, ma scusi, lei signore, quelli sono i suoi oppure una parrucca? E lei fa... E poi riprova a ritoccare! Cioè, non contenta! This girl! This girl is destinato! How dare you to touch diciamo my che hair? È stata fortunata che era una sciura che poteva essere mia nonna e che eravamo in un luogo pubblico anche per bene, quindi ho detto, vabbè... Oggi lascio correre. Cosa? Don't touch my hair. È così, mamma mia. Le prendiamo così. No, allora io ho due atteggiamenti diversi in base a chi ho davanti. Essendo, diciamo così, un punto di riferimento, soprattutto se parlo con delle ragazze o che vogliono passare all'afro, mm-hmm. o che hanno il cappello afro ma non sono soddisfatte, vogliono capire come mai io faccio davvero così cos'ha. Se loro mi chiedono posso toccare, io li faccio toccare. Ci deve essere sempre il posso prima. Mi fa anche piacere vedere in loro lo curiosità. Stupore. Ah, sì, lo stupore. Ecco. Oh, ma che bello! Oh, ma se no, lo stupore nel vedere una cosa, nel vedere una cosa che non pensavano fosse possibile. Non tanto avere un cappello afro, ma avere un cappello afro effettivamente morbido. Ah, sì. Senza però essere fragile, perché c'è anche questa cosa. Cioè vedere un cappello afro sano, sano, forte, corposo. E quindi okay. Diciamo che anche per invogliare questa ragazza, per dire dai, ce la fai. Se fai queste due o tre cose che ti indico, dico io, ma voglio dire, queste informazioni le possono reperire anche, diciamo, da altre fonti. Chiaro che una ragazza italiana, semmai che mi ha davanti, ha più feeling, certo. No? Nel parlare con me. E se fai questi step arrivi a questo risultato, anzi arrivi anche meglio, nel senso che anche io i miei errorini li ho fatti, come ad esempio trasformare una spuntatina in un chop, per cui io potrei avere lo devo dire perché se uno guarda le mie foto da un anno e mezzo fa adesso, i capelli sono lunghi uguali. Infatti svegliamo il mistero, infatti ho fatto una cavolata. Ah, ecco. Ok, che te lo volevo chiedere. No, perché io lo so perché so. Like, ma perché dico magari ti piace tenerli corti e quindi te li tagli per tenerli, per averli sempre alla stessa lunghezza. No. Ho pensato quello. Allora io mi sono sempre spuntata i capelli da sola. Anch'io. Con le forbici per capelli e tutto. Idem. Una sera, mano, diciamo che... era una sera ci ho pestato un po'. Cioè, preso questo, ma ancora mezzo centimetro, ma ancora mezzo millimetro, ma ancora che dopo li ho lavati. E una volta asciugati, ho visto che. Lo shrink ci ha detto. Ho visto che era stato un chop. E quindi. Ma chop uguale taglio. Uguale taglio, sì, ragazzi. Ma tutto insegna. Quindi, ho imparato che. È vero che i capelli è bene spuntarli ogni tanto, ma fate sempre assolutamente un check delle punte, cioè se non è necessario non fatelo ogni mese. Tornando agli stili protettivi, mi chiedono molte se le treccine, le extension fanno male. Questo me lo chiedono spesso. Allora me lo chiedono spesso per due motivi. Allora, in inverno me lo chiedono perché hanno freddo la testa e ne capisco, in inverno capisco un freddo che anche voglio. Io mi ricordo quando facevo, cioè proprio la sensazione quando esci dalla tipa che ti fa le trecce e proprio metti piede fuori casa ti e viene senti proprio freddo che ti trafigge il cuoio capelluto. Proprio io mi ricordo che ogni volta era un trauma da serie. Vabbè, mamma però cuffia, mamma aspetta, cappello, mamma, però poi era una botulia.
hai le treccine ti metti la cuffia, ma se hai i capelli così con l'aria che si infila in mezzo, non ve lo stiamo a raccontare. E quindi il discorso è: d'inverno si vogliono fare lo stile protettivo un po' per una questione di tempo, per una questione di voler proteggere i capelli, ma anche appunto perché non voglio partire tutto questo freddo, e il freddo è tra nemico, diciamo, tra i nemici. Sì, è un po' tra i nemici. Beh, sì, dei capelli afro. Certo. Ma d'inverno c'è il freddo ed estate c'è il sole battente, bisogna sempre un po' difendersi da qualcosa. Se voi avete una parrucchiera che ha la cognizione di non tirarvi i capelli troppo, di non farvi quell'effetto a bugna di capello tutto a tirato. Bugna. Cos'è? Cos'è? Non so mia. Vabbè, no, perché voi state a Milano e a Milano. Non sapete cos'è una bugna? Allora, praticamente quando tu prendi una botta ti si gonfia, no? Si gonfia. Ecco, la bugna è un po' un rigonfiamento, ecco, okay. Una roba del genere. Un livido. Perché se voi tirate. Sì, un po' anche quelle che ti mancano lungo le zanzare. Ah, le bolle, le bro. Bolle, tipo una bolle. Io mi ricordo che mi venivano quando anche mi facevo fare i capelli. Mamma, quando mi tiravano troppo, ti trovi pieni di bollicine. È vero, dolorose, perché tirano troppo, e intanto delle volte io vedevo quando ero piccola. Ho poi contestualizzato il tutto da grande, perché da piccola non mi rendevo conto. Pensi che sia normale, capito? Cioè, quella è una cosa assurda. Sì, che mi tiravano i capelli. No, ma aspetta, mi tiravano i capelli talmente tanto che io vedevo il principio della radice sotto. E quindi bisogna trovare un equilibrio tra tenuta della treccia o dell'extension e capello non troppo tirato. La cosiddetta buona mano, cioè buona la parrucchiera mano. Deve avere una mano buona. Se la vostra parrucchiera ha una mano buona, potete mettere tranquillamente l'extension o fare le treccine. Non è un rifiuto del vostro capello, anzi, lo state proteggendo. Cioè, se voi siete in un momento... Se voi siete in un momento in cui avete poco tempo, fa più danno tenere il capello libero senza curarlo. Esatto, è per quello che io lo faccio, perché sennò giuro che mi ritroverai io pelata. Anche oppure io, con anche io. Una massa di nodi in testa, dico no vabbè, evitiamo. Vabbè che tanto io li taglio come se non fosse nulla, però a volte dico vabbè, me li faccio crescere un pochino, ma so che per proteggermi i capelli da me stessa. Ecco, dico, tu vabbè, conosci te stessa. Esatto, facciamoci uno stile protettivo, ma ragazzi, cioè... It's not a big deal. Però attenzione, una cosa che dico è fattore parrucchiera e aggiungo fattore prodotti. Dico sempre, non scordatevi che sotto le treccine e sotto l'extension la vostra cute, la tua cute e le tue radici sono sempre le stesse. Quindi non cambiate shampoo, non cambiate balsamo. Non pensiate che il fatto di avere i capelli intrecciati li tenga lontano dai prodotti. Se applicate il balsamo su una treccina, il balsamo un minimo penetra. Ah, pensavo di no, sai. E quel minimo ai capelli dentro la treccina fa bene. Idratazione, nutrimento e stimolazione del cuoio capelluto servono per far crescere i capelli forti e sani. Se non ci sono queste tre condizioni, i capelli crescono poco e quei pochi sono deboli. La questione sporco è una questione molto importante. I capelli vanno lavati il giusto, ma in maniera efficace. Perché mettere oli, prodotti magici su una cute che è sporca, che è già pesantita, è un bel nasty. Dire non mi faccio lo stile protettivo perché significa non accettare me stessa, cioè essere così intransigente, è una cavolata, secondo me, è una mia opinione, è controproducente per la salute dei capelli. Poi ci sono capelli più o meno forti, io ho visto su di me, io non posso fare 12 mesi. Esatto, anch'io lo sto dico, ma io in realtà non lo posso permettere. Un po' le invidio le persone che possono stare con il loro capello afro 12 mesi l'anno. No, io non tranquillamente. Posso, io purtroppo, esatto, io non posso, io ho provato, ho resistito 3 mesi e basta, tipo l'ho fatto, io di solito lo faccio in estate, in passato lo facevo spesso, ma anche perché avevo i capelli molto più corti, quindi ci mettevo un attimo a trattarli, ma come arrivava settembre, ottobre, io proprio, a parte che io ho un capello che meno lo tocco e meglio è. Nell'universo capello afro ci sono tanti piccoli fattori che fanno la differenza.
un fattore che non va sottovalutato e che si collega sempre al discorso dello stile protettivo, perché lo stile protettivo ha un ruolo molto importante nella cura dei capelli afro, è la lunghezza. Ora, se tu hai capelli lunghi, afro ma lunghi, riesci a farti due belle codine, è vero, o un puff, o una bella coda, esatto, metterti un foulard, andare a letto e la mattina dopo avere, non dico dei capelli da passerella, ma dei capelli presentabili. Esatto. Se tu hai già i capelli lunghi come i miei, ti alzi a tappetino e poi è la fiera dello spray, dell'idratante, dell'olio, del burro. E spesso la mattina non si ha tempo. Io quando ho i capelli così faccio la sera. Mi metto sulla mia serie su Netflix, come ho fatto ieri sera, prodotti sul tavolo e mi faccio il mio lock method. Cerco sempre di fare almeno due controls. Nel momento in cui la cura del tuo capello, ma così penso anche come il make-up, no? Diventa una cosa, una routine pesante, non la fai più. Sì, è vero, deve essere... You have to enjoy it, tra virgolette. Ecco, perché sennò finisci veramente per odiare i tuoi capelli, perché dici, mamma mia, che stress, devo fare questo, devo fare quell'altro. Quindi è vero, cioè secondo me molto sta nel trovare la routine migliore per te, in base ai tuoi impegni, in base al tempo che hai a disposizione, in base anche alla tua voglia e al piacere che hai. Ad esempio a me piace, anche se sono pigra, in realtà quando decido di appuntarmi i capelli mi piace mettermi lì, fare questi cose, li ha fatti, capito? Lei, è da sola, sì, li ha fatti, yes, lei. Cioè, mi piace, dico, yes, you can, girl, cioè, capito, dico, mi piace e quindi è anche per quello che mi ci metto ad imparare tecniche nuove, like, non è che sta cosa me la sono inventata, ho visto delle tipi, dico, cacchio, ma che figata, anche io voglio imparare a farlo, quindi mi ci metto fino a che non imparo a fare le cose, però perché io ho proprio questo interesse, questo piacere, altre persone però possono non quando avercelo. Quando mi scrivono ragazze che non ce l'hanno, che mi dicono, non ho tempo, non ho voglia, e poi anche, mia, spesse allora. Volte, anche spesse volte ho un budget limitato, nel senso che anche quello va guardato, e cioè la risposta che devi dare è una risposta pratica e disegnata sulla persona. Un appello che faccio soprattutto alle mamme di bimbi con capelli ricci afro: non cadete nella disperazione, i punti di riferimento sono tantissimi, vieni da lei, rivolgetevi a lei, comprate le creme stirate. Io mi sono trovata delle volte con delle mamme che mi hanno chiesto, hanno preso appunti, però dopo hanno terminato la conversazione dicendomi, beh, va bene, dai, io ci provo, poi se proprio non ci salto fuori mi metto la crema. No, dottore, cioè io sono la prima un'ora a spiegarti quello che deve fare e tu, vabbè, nel caso c'ho il piano B. Ecco, no, ma a me sai cosa mi spezza il cuore? A me spezza il cuore perché da quando ho fatto il video sulle wigs qualche mese fa, un sacco di ragazze, o comunque quando magari vedono che nelle mie stories ho i capelli afro, capita raramente, ma sometimes I do, mi è capitato di ricevere messaggi da ragazze che volevano passare al naturale, ma le madri africane glielo impedivano. Invece il contrario, cioè, mia madre non voleva che usassi le creme. Anche la mia non voleva. Cioè io l'ho scongiurata per anni. Anch'io? Dicevo, no, ma ti prego! Ma che capelli lisci come me! Anch'io le capelli lunghi. Allora, sai cosa? Secondo me, cioè, rendiamoci conto però. Secondo me è un problema di proprio di ignoranza, nel senso proprio non conoscenza. E dei... Ma è vero, perché tutto io ho imparato a trattare i miei capelli dalle guru afroamericane, non da mia madre. Mia madre non sapeva. Cioè mia madre non sapeva nulla. Io in realtà ho subito maltrattamenti per tipo 16-17 anni della mia vita, okay, perché però le nostre madri non sapevano. Anche però... perché c'è da dire, scusa se ti interrompo, vai, che in Africa, in molti paesi africani, tantissime persone usano la crema lisciante, tantissimi, sì, sì. E che io mi è capitato, diciamo che l'ho fatto come esperimento, non perché veramente volevo farmi mettere le mani in testa, no, però di andare da in questi negozi, saloni gestiti da donne africane in Italia, e loro che non assolutamente, o ci mi è capitato che si rifiutassero di farmi, di acconciarmi i capelli perché avevo i capelli afro e non sapevano assolutamente come trattarmi. Perché? No, ma perché? Non sapevano proprio, prendevano il pettine, sono duri. Let me put cream on you, let me put cream. E ma che crema? Ah, wow! Cream for what? No, let me put some cream, small cream. Ah, no. Oppure che proprio prendevano il pettine e traggono.
hai presente le scarpe, scusa, di quando eravamo piccole con gli strap? Cioè, così io, oh, quel suono lì, scusa, oh, cioè Madonna. Tu sei africana, sono in un salone e le virgolette sono volute. Sono in un salone africano. No, io sì, entro, dai, diciamocelo, non è adesso, la professionalità. Ragazzi, adesso non è. Allora, a me dispiace dire questa cosa. Però a me è capitato di vedere a Milano gente che lavora nei negozi e insomma le condizioni igieniche. Io mi ricordo una volta una tipa si è arrabbiata perché anch'io, la tipa mangiava il pollo. E poi non si è lavata le mani, voleva mettere le mani addosso alla cliente. La cliente ha detto: oh, senti, scusa, bella. Cioè, oh, ma cacchio, ragazzi. Gli asciugamani, I'm like, so... Cioè, io mi sono portata il pettine mio, eh. Ah, anche io, questo me l'ha insegnato mia madre. No, no, quando mai, madre, quando ancora mi facevo il sewing, il fixing o il tissage, io mi portavo l'ago, gli aghi, due o tre aghi, il pettine, l'asciugamano, e portavo tutto da casa. E mi diceva, no, no, to, prendi tutto, porta, perché non ti fidare, che non si sa mai. Che cosa ne so se tu con l'ago pungi una, poi pungi a me. No. I will rebuke any disease. Rebuke! Rebuke the disease! Rebuke! Rebuke the bacteria! Vabbè, quindi ho detto, ma poi quando poi sono passata al naturale e vedo che tu non sei in grado neanche di pettinare i capelli per fare le righe dei Converse per la base del tissage, tu non sei in grado, dico, però cosa che tu anziché pettinarmi i capelli tenendo la radice lo fai dalle punte, dico, girl. Però guarda, di cosa sarebbe bastato? Ho capito, ma io mi rifiuto di dirti come trattare i capelli, certo, afro da te che ti reputi, allora, una parrucchiera, dai, africana. Per quello vi dico che le nostre mamme non lo sanno. Aspetta, perché però, hai detto bene, parrucchiera africana, nel senso una parrucchiera che fa le pettinature che vanno normalmente in Africa. Per quello dico che le nostre mamme non sono una parrucchiera capaci di capelli afro. Perché quello dico, le nostre mamme, la maggior parte, vabbè, parlo delle nostre magari, o della mia, della tua, che non erano in grado. No, mia madre non era in grado neanche. Ah, ok. No, non erano in grado perché comunque purtroppo in molti paesi africani anche lì c'è l'idea di bellezza occidentale, per cui così come sì, ci si bleaccia, ci si strisce la pelle, ti stiri i capelli perché è più figo, perché sei più bella, perché oh, ma cioè a me è successo una volta che me lo ricordo come se fosse ieri. Camminavo per strada con mia madre, Easy, a un certo punto becchiamo una sua amica, fa, ah, sì, come stai, tutto bene, ma perché non ti schiarisci? No, sei troppo scura, vieni da me dopo che ti do una crema, così diventi bella, più chiara, anche se troppo scura, hai detto. Poi abito in una piccola città, quando sono passata al naturale, gli sguardi negativi li ho ricevuti dai bianchi, perché dicevano, ma quella che c'è in testa della serie, perché non erano abituate a vedere donne e ragazze dei capelli afro, e quindi mi guardavano della serie, ma quella tipo è strana, però era stupore. Invece le donne africane mi guardavano con disprezzo, con disgusto, della serie, oddio, ma quella, ma sì, della serie, ma questa perché c'è i capelli afro, ma che schifo, perché non se li stira, i suoi capelli. Cioè proprio mi guardavano con disprezzo e disgusto, io della serie, scusa, ma non ti vergogni? Cioè proprio, ma non ti... E lì quindi devo dire che il mio passaggio al naturale è stato un percorso, cioè adesso per me i capelli sono solo capelli, però è stato un percorso di anni dove ho dovuto accettare quella che sono contro tutti, perché comunque io poi che sono una persona estremamente timida, cioè andare in giro e sentirmi gli occhi addosso costantemente, per me è stata una cosa atroce, perché comunque vedevo i bianchi che mi guardavano così e vedevo le nere che mi guardavano così, cioè non è che ci sono rimasta malissimo, cioè proprio io arrivavo a casa e dovevo farmi dei pep talk della serie, ok bella mi, tu sei fatta così, amati così come sei, non c'è nulla di sbagliato in te, al diavolo quello che pensano gli altri, ma proprio io tutti i giorni arrivo a casa e devo farmi questi discorsi, perché comunque quando tu esci e vedi che non sei recepita per quello che tu sei, dopo un po' pesa. Ti giuro che nella mia città nessuno aveva i capelli come me, allora ho detto no, diciamo che mi ha dato la forza quella di prenderla un po' come una missione, sì, perché dico no, non esiste che altre ragazze e ragazzine crescono pensando che sia sbagliato
avere la pelle scura come me e capelli afro, capito? Dico no, non esiste. Io ho sempre messo extension e stavo con il mio amoroso da poco e si era accorto che ogni tot c'erano 2 o 3 giorni in cui in cui tu non eri disponibile. Io non si sa per quale motivo sparivo. Quando lui ha capito che era per i capelli, lui mi ha fatto un'imboscata, si è presentato a casa, mi ha suonato il campanello e lui è stata la prima persona che mi ha detto tu ti devi tenere i tuoi capelli, ma che cosa li copri a fare? Ed è partito tutto da lì. Moroso, uomo, che quindi semmai sono quelli che ti dicono ma c'hai il foulard in testa, ma c'hai qui, ma c'hai lì. Bianco, ma non tanto perché bianco, ma perché ha un bagaglio culturale semmai leggermente diverso rispetto all'estetica e quindi semmai non può capire. La persona che mi ha sostenuto di più. Beh, ma anche a me, il mio ragazzo dell'epoca, io per quello dico che io se non avessi avuto lui che mi ha accettato, paradossalmente lui e i miei parenti sono stati gli unici a darmi la forza di continuare il mio percorso. Amatevi come siete, punto e basta. Come siete e datevi la possibilità di informarvi su come amarvi. Poi decidete come farlo. Esatto. Questo è importante. Adesso è a portata di click. Click naturangi.com or Amazon. Why? Yes. Why girls? What is this? Allora, questo è un passo importante. Diciamo che mi sono resa conto a un certo punto che il blog come piattaforma era abbastanza completo, sottovalutando tra virgolette un po' la cosa, perché ho pensato vabbè, il materiale ce l'ho già creato, è già mio, l'ho prodotto sul mio blog, lo unisco e lo metto in una guida. Anche no, quando ho partorito l'idea a quando il libro è uscito è passato quasi un anno. Beh, denota anche la ricerca e la cura che hai messo prodotto, che ricordiamo è la prima e l'unica guida in Italia e in italiano sui capelli ricci afro. Cioè ragazzi, questo è un evento storico, questa è la Bibbia in Italia, okay. Cioè è una cosa molto molto importante. Magari ce l'avessi avuta io, ecco, 8-9 allora, anni, esatto, una guida del genere reperibile su Ama, che poi c'è il formato sia tascabile che cartaceo. Sì, c'è il formato e il formato ebook. Allora guarda, ti ho detto una cosa importante, hai detto magari ce l'avessi avuta io, cioè è partito tutto da questo. Ho selezionato il materiale inserendo le informazioni base che servono per qualsiasi tipo di riccio, poi ho inserito una descrizione accurata del concetto di porosità, di come testarla e di come comportarsi in base al risultato, e indicando appunto materie prime. Faccio una parentesi, una cosa che mi hanno chiesto anche su Instagram: perché non ho parlato di prodotti specifici? Allora, non ho parlato di prodotti specifici perché questa guida vuole dare delle informazioni che siano svincolate dai brand, cioè una guida proprio indipendente, non è una guida sponsorizzata, non è una guida che diciamo che mira a mettere in risalto un brand piuttosto che un altro, è una guida che mira ad aiutarvi a mettere in risalto i vostri capelli, quindi ti dà le basi, l'ABC, esatto. Quindi qua vediamo, ti dà l'ABC, tipologia di riccio, cosa significa essere natural, modi per passare al naturale, le parole chiave del regime, quindi porosità, i mai senza, quindi gli oli e i burri indispensabili. I mai senza, quindi prodotti, oli, burri, ma anche strumenti, perché strumenti, anche i pettine. C'è anche un mini dizionario, non le parole chiave, perché infatti vedo poi solfati, parabeni, siliconi, ragazzi, è stramega informativo e poi è scritto comunque bello grande, leggibile, quindi top. Allora diciamo che quando uno inizia il percorso del cappello naturale si trova davanti un sacco di termini che non conosce. Ho cercato di spiegare i principali. Ah, ma è geniale, cioè, perfetto ragazzi, hai avuto proprio una bella idea. È in uscita, spero entro un mese, la versione in inglese. International, ok, international, ok. Diciamo che andiamo a supportare
supportare anche le followers straniere, io noto tante. Perché comunque appunto il tuo blog alla fine è internazionale, sì, perché il blog è metà in inglese e metà in italiano. Per Natale avrete una sorpresa, perché entro fine novembre uscirà il volume 2. Cavolo, di già! Yes! Girl. Non perdiamo tempo, ma cioè ragazzi, quindi non... avete, diciamo, ma poi facciamo anche un altro video presentazione. Avete due mesi di due tempo mesi per leggere per questo, imparare le basi, perché poi dovete essere promossi allo step successivo. Il volume 2 sarà complementare, ma ancora non vi svelo niente, perché voglio che vi godiate appieno questo. Mi raccomando, voi mi trovate come Naturangi su tutti i social, scrivetemi domande, osservazioni, quello che vorreste avere anche nei prossimi volumi, perché vi dico, Love is in the Air è il primo volume della collana. Ah, giusto, non vi ho detto come si chiama, Love is in the Air. C'è scritto l'amore nei capelli. Piccolo. L'amore nei capelli. Consigli per avere ricci, belli, sani, senza capricci. Uomini, donne, ragazzi, ragazze, bambine, bambini, mamme, mi viene in mente anche le mamme, no, che hanno i bambini assolutamente mulatti, comunque se misti. Se siete disperati per i capelli dei vostri figli, scrivete. Perché la soluzione, ragazzi, c'è. Assolutamente. Basta informarsi. Déjà vu. Grazie per essere stata la nostra guest. Grazie. La tua guest. Il Tisio Channel. La nostra guest. E ovviamente seguitela su tutti i social, la potete trovare come Naturangi. Naturangi dappertutto, quindi è molto facile. E vi metterò i link sia del libro sia dei link che hai, di cui hai parlato all'inizio, insomma, di questa chat, che è stata molto piacevole. E quindi poi inseriremo anche i social. Grazie per essere stati con noi. Grazie ragazzi, grazie di avermi ospitata. Tornerò perché mi sono divertita veramente. Yes, you better. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.